passo di là, sotto al centro, vedi me e non più. Va bene? Allora, comunque, iniziamo con un brevissimo video in cui Jona Friedman, registrato qualche giorno fa a Parigi, in cui Jona Friedman parla del lavoro dell'installazione Novenzioni. Dopodiché si susseguiranno vari relatori che vi presenterò. Buonasera. Yeah. I'm very happy to be here in order to present. Ah, scusi. Parlare un poco di inglese, francese? Buonasera. I'm very happy to be here. Sono molto contento di essere qui. It's a very great pleasure and honor to have this opportunity. And first, I wanted to thank AIA Foundation. Voglio ringraziare in primis la Fondazione AIA. Cecilia Casarotti. Cecilia Casarotti. Zerentia. Loro qui. Dora Stiefelmeier and Mario Piero. Mario Piero. And all the people who were involved in this project. E tutte le persone coinvolte in questo progetto. Because one of the basic concepts of this project and of the way of thinking of Jona Friedman. E perché il concetto base di questo lavoro è appunto la teoria di Jona Friedman. È una pensa sociale. È un pensiero sociale. Dell'area dell'architettura. Nell'ambito dell'architettura. E della società. E della società. So Jona Friedman is 90. Jona Friedman ha 92 anni. 92, 93 in giugno. 93 in giugno. Giugno, sì, scusa. It's he cannot travel, of course. Chiaramente non può viaggiare. But it was very important for him to say hello to all of you. Molto importante per lui salutare tutti. It was also very important for him, for you to listen to his voice. E molto importante sarà per voi ascoltare la sua voce. Capire, soprattutto comprendere la sua teoria, ciò che ti deve dire, che deve comunicare. So we made a little recording the other day. Abbiamo fatto una registrazione su di lui. Dora and Mario were here with Cecilia. Insieme a Cecilia. And so he's talking, I put a photo of himself. Ho messo chiaramente una foto di lui. Of himself inside of his house. Dentro casa sua. And the film that you're going to see is there is this voiceover with subtitles, of course. È chiaramente il documentario che andrete a vedere è diretto a voi specificamente. And visually speaking, I wanted this editing to be an experience sonore with explanation of humor. I wanted the movie to be a clear understanding of what No Man's Land is. Oh yeah, sure. So, e chiaramente desidero che per voi questo video sia una buona comprensione di quello che Friedman intende, di ciò che è la sua teoria. But I also took the freedom to implement in the editing. Però spero di poter, diciamo, implementare ancora di più questo suo concetto. Some structural elements which are very important. Alcuni elementi strutturali che sono assolutamente basilari, importanti. Which is the archive. Which is this? The archive. What do you mean by archive? It seems important for me because the project that we're doing in Loreto, No Man's Land, with our foundation, is a project that is related to a very important historically involvement of Jona in his way of thinking social society and in his way to think about architecture and art. Perché quello che abbiamo fatto qui a Loreto è assolutamente fondamentale per tutta la sua teoretica e la sua teoria, soprattutto in questo territorio così antico. So what you will see in a way, quello che vedrete comunque is a little exhibition, è una movie, mostra, diciamo, una piccola mostra of some of Fiona's archive. Also, alcuni degli archivi di Fiona. Display more or less. Questo luogo. In No Man's Land. Questa mostra per No Man's Land, terra di nessuno, come sapete il significato in italiano. Di tutti, di tutti.
di tutti. Sì, in the, no, ma si di nessuno letteralmente, ma di tutti. In the bamboo structure. È tutto fatto in struttura di bambù, chi l'ha potuto vedere? Perché No Man's Land. Perché No Man's Land is about a museum. È come un museo. Un architecture with a building. È un'architettura, è una costruzione. And Yona Friedman is a very deep friend of me. È un Yona Friedman, un mio carissimo amico. And you also very very good friends here. E qua ci sono tutti amici. And I wanted to honor this friendship. E volevo proprio creare questo rapporto di amicizia. By a very selfish exhibition. Con una mostra mia così importante. Très important. C'est la culture de base,
si appare criticato per le teorie di Fontessua, meno e l'operazione dove cadra sa, sa vuol dire che se le gens attuano, on ne peut mettre simplement dans un assemblage désordonné. C'est la manière qu'on va se présenter, c'est donner valeur aux objets. Donc, la double opération, le premier pour le réfugié, je n'appelle pas ça humanitaire, je appelle ça social de masse, et l'autre aspect, c'est la. Invito a sedersi i relatori, Albert Walz, che è appena arrivato. Sono addirittura di sé appena arrivati. Pascal Gosso, Mimmo D'Orsogno, Domenico del Professor, Domenico e Lorenzo Benedetti. Grazie. Siamo tutti, ho dimenticato qualcuno. Forse ci prendete questo e non moriamo. Allora, io mi scuso già in anticipo che ci saranno dei momenti di maggiore movimento perché il pullman verso le 4:30 deve partire, quindi quando avrà un cenno dirò che le persone del pullman devono andare a prenderlo e ci sarà un momento di stop. Quello che volevo dire, noi siamo qui grazie all'arte in primis e a Jan Friedman e Jean-Baptiste de Gravel in secondis e a Noël's Land appunto forse in ancora più primi. E questo lavoro, come ho già detto, al di là di ciò che questo lavoro è, da un punto di vista sia di immagine che di tecnica, che di costruzione che di materiali, porta con sé un concetto è molto importante che andrà sviluppato poi nei prossimi mesi, in qualche modo speriamo anche di vedere la partecipazione di molte persone a questa idea del No Man's Land, questo è un punto di partenza perché è stato creato una sorta di modello, diciamo, estremamente importante, di cui parlerà secondo me poi in maniera più precisa il professor Domenico D'Orsogna, di questa sorta di dismissione, diciamo, della proprietà privata a vantaggio appunto di un pubblico. Le persone che sono qui, al di là di quelle che conoscete, cioè me, Jean-Baptiste de Gravel e la traduttrice, e appunto il professor D'Orsogna di cui ho parlato adesso, sono qui perché sono tutte persone che in qualche modo sono state coinvolte direttamente nel lavoro e con appunto il lavoro di Jan Friedman e De Gravel, e quindi sono qui in qualche modo per raccontare forse questo anche per segnare quello che poi noi vorremmo che fosse il seguito, diciamo, di No Man's Land. Inizierei in maniera biegamente alfabetica, perché appunto proprio seguendo anche gli stimoli datici da Jean-Baptiste,
quando ha fatto i ringraziamenti, questo è un lavoro condiviso. E in questo lavoro condiviso in qualche modo i ruoli non esistono. L'idea appunto del ruolo è un'idea che è lontana, diciamo, dalla poetica di Jonah Friedman e De Cavelle, e quindi ho pensato che era più semplice iniziare con un ordine alfabetico. Quindi passerei la parola a Pascal Boss, oppure tu glielo dai, dobbiamo dare a loro due, che dirige le collezioni fotografiche del Centro Nazionale di Centro Nazionale d'Art Plastique a Parigi. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. I wish I could give this lecture in Italian. It's... Mi piacerebbe dare una relazione in italiano. It's a shame to talk in the language of the empire as we are cousins and neighbors. Siamo vicini, è un po' vergognoso che dobbiamo parlare in inglese, ma insomma, so la lingua anyway, ufficiale. So, in some minutes I would like to talk about, after this wonderful experience this morning, dopo questa bellissima esperienza di stamattina, discovering No Man's Land, che abbiamo scoperto No Man's Land, Friedman and Jean-Baptiste Cavelle, I would like to talk to you about the possibility to inhabiting politically the world. Vorrei parlarvi della possibilità di abitare il mondo in maniera poetica, cioè una fusione tra poetica e politica. I will use some neologism. Devo necessariamente usare dei neologismi during my short lecture. In questa breve introduzione. Of course, neologism are very useful. I would say it's the kind of a poor attempt by people who are working with words. Chiaramente i neologismi sono utili in questo senso, coniugare politica e poetica, appunto, in questo poetica. It's an attempt. È un tentativo, chiaramente. By theoreticians to sync with the same kind of plastic thinking. Artists and architects and poets are using. È un po' un modo di coniugare, un modo di pensare, di unire l'idea dell'artista e l'idea di un architetto, quindi ci deve essere flessibilità. So I will use some neologisms by me and some coined by wonderful philosophers and theoreticians. Quindi userò neologismi sia creati da me che da alcuni importantissimi filosofi. So I would like to talk to you through three points. Sostanzialmente mi baserò su tre punti. First, I would like to suggest an idea, a very simple and obvious idea. Prima di tutto parlare di un'idea, proporre un'idea molto semplice. Then, point two, I would like to make a proposal. Punto due, farei una proposta. And in the end, e alla fine, I would like to try to elaborate. Vorrei elaborare. A kind of affirmation. Una sorta di affermazione, di dichiarazione. So, first, it's obvious, of course, we always can say this. Anyway, the label we have on our face, I consider Jonah Friedman and Jean-Baptiste de Cavelle. Considero Jean-Baptiste e Friedman as poets. Prima di tutto come poeti. Friedman developed a wonderful poetics of space. Friedman è un poeta dello spazio, ha sviluppato un'enorme, una grandissima poetica dello spazio. And we could, just a few minutes ago, we could listen to Jonah Friedman talking. E abbiamo potuto ascoltare che mentre lui parlava. Talking about the social efficiency of poetics. L'abbiamo sentito parlare della efficienza sociale della poetica. So let's consider Friedman and De Cavelle as poets. Quindi partiamo considerando sia De Cavelle che Friedman due poeti.
Which leads me to the second point. Che mi porta ad un secondo punto. Jonah Friedman and Jean-Baptiste de Cavel teaches us through this wonderful No Man's Land. Ci insegnano in questo percorso di No Man's Land, entrambi. They teaches us how to inhabit the world as poets. Ci insegnano come abitare il mondo da poeti. This is where I talk about poetics. Ecco perché io parlo di poetica. Poetics is not so new as a neologism. It was coined in a way by Catherine David and Jean-François Chevrier on the occasion of the Documenta 10 in 1997 in Kassel. Questo è un concetto già precedentemente sviluppato nel 1997 da due grandi filosofi intellettuali. Please tell me the name, sorry. Yes, poetics comes from Catherine David as a curator of Documenta. So the title of the Documenta 10, as you can remember, is was Poetics and Politics. Cioè praticamente unisce la poetica alla con la politica, è un'associazione creando appunto questo neologismo. Of course we can all agree, as we are all reunited around Friedman and the Cavel proposal, we all can agree about the fact that the artistic activity is essentially political. Chiaramente possiamo tutti, anche qui siamo tutti riuniti, anche possiamo concordare che l'attività artistica è poetica e politica. And so this leads me to a kind of proposal to create a kind of, I would say, maybe absolutely new neologism, maybe quindi not. Questo mi fa creare forse, anzi quasi sicuramente, un neologismo nuovo. I would talk about biopoetics. Quindi parliamo di biopoetics. Biopoetics, cioè di biopoetica e politica. Of course I'm thinking about Michel Foucault's proposal of the concept of biopolitics. E questo è un concetto già, diciamo, riscontrato in Foucault. The biopolitic is the will of the governments, the powers to create a kind of control of the people. Che diciamo si rifà l'idea del controllo, diciamo, del potere che si vuole avere sulle persone, sulle popolazioni. For sure, Jonah Friedman was one of the first artists, architects, and poets to invent what was not already coined as a concept by Michel Foucault in the 70s. I'm thinking about the biopolitics and the third point. Jonah Friedman thought is an ecosophy of space. Una ecosofia. È un'ecosofia che ecosofia is a wonderful concept. Che è un bellissimo, meraviglioso concetto. Coined by Félix Guattari, big end of the 80s, beginning of the 90s. Coniato da Guattari alla fine degli 80. It's a wonderful gift by Guattari. Un bellissimo dono da parte di Guattari. Just before his death. Prima della sua morte. In 1992. Nel 1992. He wrote two books. Scrisse due libri. A very short one. Uno brevissimo. Titled The Free Ecologies. Intitolato L'ecologia libera, Free Ecology. And the last is. E l'ultimo. Chaosmosis. So, maybe I should explain in few words dovrei forse spiegare qualcosina di più, però what is ecosophy? Che cos'è effettivamente questa ecosofia? Ecosophy is made of the three ecologies. È data da tre tipi di ecologia. What Guattari calls the three ecologies, the first is
very obvious, very simple. Semplicemente la prima legata. This is the environmental ecology. Quella legata all'ambiente. The second ecology. La seconda. Is the social ecology. È l'ecologia sociale. It means a kind of opposition to capitalism. È una sorta di opposizione al capitalismo. And a need to reinvent social relations. E la necessità di reinventare la relazione sociale. The third ecology is the mental ecology. La terza è l'ecologia mentale. Of course, many of you are really aware about Guattari so because he was so active in Italy during the 70s and 80s. No? Lui è stato molto attivo qui in Italia. And so, and this idea came from his social and political practice, and especially in Italy, soprattutto with pirate radios. La sua applicazione pratica, politica, sociale, qui in Italia è stata molto intensa. So the mental ecology is really about subjectivity, about singularities. E quindi l'ecologia mentale ha a che fare con la si relaziona con la soggettività, con la singolarità. So the ecosophia is made of the fusion of these three ecologies. È una fusione dunque di queste tre ecologie. It means that we need to invent an ecosophy which is absolutely ethical, political. E che significa che diciamo fondendosi questi tre concetti arriviamo a quello fondamentale della base sociale, this mentale e anche sociale. That's it. So this is the moment when I try to. Quindi questo è il momento in cui io cerco to create a kind of encounter between Guattari and Foucault. Io cerco di trovare, diciamo, una forma di compromesso, un incontro, più che compromesso, un incontro tra Guattari e Foucault. Of course we are all in the art world very used to the concept of eterotopia. Siamo abituati al concetto di eterotopia. And of course I should say that Foucault created this concept of eterotopia. Foucault creò questo concetto di eterotopia answering to the invitation of a group of architects. E quindi che fu poi l'ispirazione di un gruppo di architetti. The idea of eterotopia was an attempt to create a kind of new science of spaces. E quindi questa eterotopia prevedeva la creazione di una nuova interpretazione dello spazio. Foucault coined the term end of the 60s, 67, 69. Foucault alla fine 67-68. And then the concept was kind of secret. E questo concetto era piuttosto segreto, misterioso. He talked on the French radio broadcast France Culture about this concept, but then he refused to publish his paper. E lui si rifiutò di produrre, cioè ne parlò una volta sola in diciamo in televisione, se ne è parlato, ma si rifiutò poi di pubblicare con la stampa. And in the end of his life, e alla fine della sua vita, he agreed to publish this text in Berlin. Concordò di far uscire questo testo a Berlino. Answering to the demand of curators who wanted to publish it in a book. E quindi ci fu una grossa domanda da parte dei curatori anche per poter pubblicare questi scritti. This is the moment in 1984 when the concept of eterotopia became very famous, quindi, especially in the art world. E quindi soprattutto nel mondo dell'arte nel 1994 questo concetto di eterotopia diventò importantissimo e fondamentale. What is an eterotopia? Quindi cos'è? It's a realized utopia. È una realizzazione dell'utopia. It's a situated utopia. È un'utopia localizzata, situata, collocata. Sì. A constructed utopia. È un'utopia costruita. And so Foucault invented the idea of this new science of spaces. He called it eterotopology. Foucault chiamò appunto
topologia, eterotopologia, questa nuova reinvenzione dello spazio, questa nuova interpretazione degli spazi. The science of the other spaces. Cioè scienza di altri spazi. Foucault explained us that in every society, in every human community, che in ogni società, in ogni comunità umana, there is an heterotopia or more than one heterotopia. C'è un'eterotopia o addirittura più di un'eterotopia. Heterotopia helps us to live together. L'eterotopia ci aiuta a vivere insieme. As a community, come una comunità, heterotopia is mainly architectural. L'eterotopia è, come comunità, è prevalentemente architettura. It's a big space. Grandissimi spazi, spazi più ampi. At the same time, it's open and closed. You can have an access to heterotopia. Si può avere un accesso all'eterotopia. But it functions as a place where someone or ma funziona come un posto in cui qualcuno or a group of people o gruppo di persone could regenerate themselves, si possano rigenerare, could experience a time of crisis, potrebbero sperimentare i tipi di, diciamo, i momenti di crisi. So you can find many utopias in every culture, in every... Possiamo trovare tanti modi, tanti spazi in tutte le culture in questo senso. In every country, in ogni paese. Foucault gave us a long list of examples. Foucault ci ha dato un numero enorme di esempi. Fascinating. Affascinanti. The hospital is an heterotopia. Sorry, can the hospital. The hospitals. The cemetery. The cemetery. I cemiteri. The school, le scuole, the library, le biblioteche, the museum, i musei, the sauna, quindi ha dato tantissimo parterre, the garden giardini. Is in an heterotopia. And so in an heterotopia all of us have a place. Quindi nell'eterotopia ognuno di noi ha un suo spazio. Inequality. Nel senso dell'uguaglianza. So heterotopia gives to everybody. Da tutti a ogni corpo its own space. Il suo proprio spazio, lo spazio che gli compete. And so I consider in a way so many proposals and maybe all proposals by Leonard Friedman. Quindi considero tutte le proposte, ogni proposta e tutte le proposte fatte da Leonard Friedman. And especially this project. E soprattutto, specialmente questo progetto. No Man's Land, developed by Jean-Baptiste Clément. No Man's Land, sviluppato da Jean-Baptiste. As an heterotopia. Come un'eterotopia. Utopia, scusate, un'eterotopia. As you wanted it, and as the artists, the poets and architects who created it, it's come open to the people. Cioè, come l'hanno così concepito, il poeta, l'architetto, è aperto a tutti, ai visitatori. And at the same time, e allo stesso tempo, this no man's land as an heterotopia, questo no man's land ha un'eterotopia, is situated in a very special situation. È collocata in una situazione molto speciale. In this land of forest, this in questa terra, territorio di bosco. And so it leads me to my conclusion. E quindi questo mi porta adesso alla mia conclusione. And as we had the wonderful opportunity to listen to the magic poetry by Jimmy Durant. Abbiamo sentito la poesia prima all'inaugurazione magica di Durant. Thanks to you. Grazie per thanks la to you for reading Jimmy's per la poetry. Lettura della poesia di Jimmy. Jimmy has been working deeply about architecture. Ha lavorato moltissimo Jimmy nell'architettura. And he's been working intensively on the Gilgamesh myth. Sul mito di Gilgamesh. And reading Gilgamesh, we can think about the forest. In Gilgamesh possiamo vedere bene come la foresta. As the mythical place where. Luogo mitico. Where architecture was invented. Dove l'architettura è stata inventata, primo luogo dell'invenzione dell'architettura, la foresta. The Gilgamesh myth
explains, il libro di Gilgamesh ci spiega, it explains that one day, che un giorno the humans, gli umani, gli esseri umani, living in forest, che vivevano nella foresta, created a kind of clearing, fecero una sorta di chiarificazione, di pulizia. Clearing. Sì, clearing. La clearing. Yeah. Okay. So, and in this clearing, at the center of the forest, e al centro della foresta, they built some huts. Costruirono delle capanne. And so it was the beginning of architecture and urbanism. Fu l'inizio dell'architettura e dunque dell'urbanizzazione. It's one of the mythical origins of architecture. E questa è una delle origini mitiche dell'architettura. The city was invented at the center of the forest. So la città, si può dire che la città è stata costruita al centro della foresta, l'idea di città. And following so many philosophers, e quindi seguendo tantissimi filosofi a seguito del loro pensiero, and amongst them I would like to quote Peter Sloterdijk, e vorrei citare Peter Sloterdijk, un po' difficile secondo me. Scusate. The clearing is the place where enlightenment comes from. E nel momento in cui si cominciarono a costruire queste prime, diciamo, città nella foresta, comincia la luce, viene la luce da dove viene poi la parola illuminismo, enlightenment, ok? Parla di lumière in francese. And of course, following this proposal, e quindi seguendo of this no-man's world and the wonderful thinking developed by Friedman and De Cavell about the actual situation of migrants at the very power of our societies. We need to improve the world. Dobbiamo migliorare il mondo, dobbiamo rendere il mondo migliore sulla base delle teorie di ciò che è stato proposto da Jean-Baptiste Friedman. I consider your project as a wonderful contribution to this movement. E considero il tuo progetto, Jean-Baptiste, come uno dei più bei contributi dati. And in conclusion, I would say we all. Che posso dire che tutti. We should all. Dovremmo. We should all take part in this project. Dovremmo tutti partecipare a questo progetto. So let's consider No Man's World by De Cavell and Friedman as the starting point. Quindi consideriamo questo lavoro di Jean-Baptiste e di Friedman come punto di partenza of this collective movement of improving our wonderful spaces. Di questo movimento collettivo nel migliorare il nostro mondo. Thank you. Seguiamo l'ordine alfabetico, no, anche per una questione di attenzione, perché è più semplice se si sente un po' di italiano. Quindi volevo invece passare la parola a Lorenzo Benedetti, che tra l'altro è stato, diciamo, anche ha lavorato ad uno degli ultimi progetti di Friedman e De Cavell, quindi che è questo grande progetto che è stato fatto sulla costa olandese, e quindi ha un'esperienza diretta e anche abbastanza ravvicinata come tempo, proprio anche con il lavoro. Grazie. Sì, grazie per l'invito, per questa bellissima giornata. È un momento veramente fantastico di vedere una delle più belle realizzazioni di una delle più grandi figure che per me come curatore è qualcuno che, come nessun altro, ha saputo rendere importante l'arte, l'architettura, mettere insieme e creare tutto quello che è possibile, che sembrava non possibile realizzare. Conosco il lavoro di Gilda Friedman, è un lavoro che conosco sin dall'inizio dei miei studi, è qualcuno che veramente ha ispirato tantissime generazioni di artisti, di curatori, di architetti, tantissimo pensiero filosofico. Per tante persone, eppure in tanti anni non ho mai veramente sentito la necessità di fare una mostra
con dei lavori di Jona Friedman, fino al momento in cui ero direttore di un museo nei Paesi Bassi, che si trova in un bellissimo luogo, un'architettura medievale del 1500, uno dei più importanti monumenti dei Paesi Bassi, che da una trentina d'anni era dedicata all'arte contemporanea, e avevo la necessità in realtà di ampliare il museo, volevo fare una nuova ala del museo, e ovviamente dicevo no, non è possibile. Allora di fronte a questa cosa, che è una cosa non possibile, ho subito pensato a chi può rendere qualcosa possibile quando c'è questo momento di qualcosa che non si può fare. Allora, conoscendo da tempo Jona Friedman e Jean-Baptiste De Cavelle, ho pensato subito a chiedere a qualcuno che ha lavorato sull'utopia per tanti anni come si può fare qualcosa che in realtà tutti dicono non è possibile. Allora abbiamo realizzato questo grande progetto, che è un'estensione del centro d'arte realizzato con 500 anelli di metallo che costruiscono dei moduli un po' come poi il progetto che abbiamo qui oggi con le canne di bambù, dove il museo si trova all'interno del centro d'arte, ma era un museo modulare, poteva uscire al di fuori, essere all'esterno del museo e viaggiare e avere, diciamo, un'ala del museo che è un'ala mobile, nomade, che cerca di cambiare di luogo in luogo come fondo il contenuto, no, del museo, che è il contenuto, che è l'arte, che sono le opere, che sono le idee che si muovono di luogo in luogo, che sono questo grande motore migratorio che riescono poi a creare questa grande unità. Questo era il progetto perfetto per dire che cos'è un museo, che cos'è veramente l'essenza di un museo. E credo che Jona Friedman, con il progetto insieme a Jean-Baptiste, sia stato veramente il manifesto più evidente che il museo in realtà è soprattutto fatto da idee che sono mobili, che si muovono, che possono soprattutto raccogliere l'interazione del pubblico, di altri artisti, di musicisti, essere interattivi. Durante i 3 mesi del progetto abbiamo realizzato tantissime cose all'interno di questa struttura, cioè di aprire al pubblico locale, che gli abitanti della città potevano mostrare le loro cose, c'erano altri artisti che mostravano delle opere, c'erano delle opere da collezione, come tra l'altro Jimmy Durham, che abbiamo mostrato all'interno dell'architettura, e in realtà questo progetto faceva proprio da un tramite diretto tra che cos'è un'installazione e che cos'è un museo. Il progetto adesso si trova alla Fondazione Ratti a Como e l'idea è quella che il museo non è una cosa statica, ma una cosa che si muove, che può portare appunto queste idee in giro nel mondo. E legandomi un po' anche alle idee di Foucault che Pascal ha menzionato adesso, definirei quasi questa eterotopia un po' legata anche al concetto di Deleuze, che è una utopia deteriorizzata, come una cosa che non è legata a un luogo, o un luogo unico, ma in realtà, diciamo, l'eterotopia di Jona Friedman è un'utopia che vuole anche uscire da quel contesto e diffondere le idee attraverso quello che è l'elemento più importante, che è proprio lo scambio tra le persone, lo scambio tra la gente che sta nel museo. Legandoci appunto a questa cosa che c'è oggi, che abbiamo visto oggi, credo che sia fondamentale l'idea di che cos'è poi in fondo un concetto di arte, come l'essenza che è riuscito a dare all'idea di museo, credo anche su quella dell'arte, sul luogo dell'arte, che sia proprio una cosa condivisa, che in fondo quando qualcosa di un livello artistico che arriva a coinvolgere tantissime persone non ha più una proprietà, diventa una proprietà comune, per cui credo che in realtà ci troviamo di fronte a un momento molto, molto importante, perché non solo è una delle opere più grandi, più sofisticate, più elaborate di Jona Friedman e Jean-Baptiste De Cavelle, ma è all'interno di un contesto che in questo momento è fondamentale, che cioè che quando parliamo di arte, quando parliamo veramente a questo livello di arte, parliamo a una cosa che appartiene a tutti quanti, qualcosa che non ha più un proprietario, ma ha una grande eredità collettiva, una cosa che si lega non solo poi a un momento geografico, ma anche a un momento storico, esce fuori dai tempi, e per cui credo che questo sia veramente un progetto storico che sono sicuro che avrà una grande ripercussione a livello di concetto di come questi territori, come questa idea di deteriorizzare l'arte all'interno di questi spazi comuni sia uno dei fondamenti e una delle cose visionarie per il futuro.
un elemento essenziale di molti dei progetti di Friedman e De Cavell, così come ovviamente anche di questo, è il momento di partecipazione, no? Il momento di partecipazione vuol dire anche un momento di formazione rispetto ai progetti. La formazione è generalmente in Italia identificata con una formazione che ha a che vedere con gli studenti, lo studio, eccetera, ma non è soltanto questo. Qui credo che sia interessante perché in qualche modo proprio ci troviamo in una dimensione che invece è un po' fuori proprio da quella museale, anzi completamente fuori da quella, e quindi si può pensare che la formazione vada fatta proprio da zero, e questo credo che sia anche molto stimolante, l'idea di formare da zero rispetto a un concetto. Però il lavoro di Friedman è un lavoro che non so fino a che punto poi verrà detto in questo ambito, però è un lavoro che anche è stato molto influente su molti di noi quando eravamo più giovani. Cioè in qualche modo se ci è capitato di avere tra le mani uno alcuni dei libri appunto di Friedman scritti più di 20 anni fa, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo capito che c'era una possibilità diversa rispetto poi a quello che probabilmente frequentiamo anche ogni giorno, e che è sempre di più orientato, diciamo, dall'economia e dalla finanza e sempre di meno dalla ricerca. E secondo me è questa la cosa che è appunto la grande utopia realizzabile, perché uno dei concetti fondamentali appunto di Ian Friedman è quello dell'utopia realizzabile. Tutto questo per introdurre Norbert Pals, che ringraziamo in maniera particolare perché ha veramente fatto un'odissea per arrivare fino a qui, e ci sono stati dei grandi problemi di cancellazione di aereo, ha girato mezza Europa per essere qui oggi affittando una macchina e poi è comunque arrivando. Norbert Pals è un professore del UDK di Berlino, l'UDK è l'Università della Kunst, quindi l'Università dell'Arte di Berlino, che tra le altre cose ha fatto un meraviglioso, potete vederlo anche sul sito dell'UDK, un meraviglioso programma di formazione con gli studenti partendo proprio da dei concetti di Friedman. Adesso do il microfono, che ne servono due. Grazie. Thanks. Grazie. I have to say thank you and for the invitation, and I'd grazie like per to l'invito. Everybody. E a tutti. What I'm experiencing now is a perfect moment in a Friedman state of mind. Quello che sto sperimentando in questo momento è proprio nella bellissima opportunità nello stato della mente di Friedman. It's fragmented. È un po' frammentato. Improvised. È improvvisato. And open-ended. Open-ended. Open-ended, ok. Aperto e confinato. What I would like to do is ciò che vorrei fare. Describe a little bit what has been fascinating about this space of thinking. Cosa, diciamo, il fascino che ha questo spazio di questo pensiero. Since many years now. Da molti anni ormai. First, I'm looking at the material that has been developed by Friedman and Jean Baptiste. Guardo prima di tutto, se ho osservato e sto osservando i materiali, diciamo, impiegati da Jean Baptiste e da Friedman. The aspect of complexity of our world. L'aspetto della complessità del nostro mondo. Is very traceable. Sì, che è tracciabile, che è molto tracciabile. And in relationship to architecture. E in rapporto all'architettura. It doesn't mean that you significa to always build something.
to change something. Che significa che si deve costruire qualcosa, si può costruire qualcosa, ma cambiare qualcosa. But you can change the conditions under which architecture emerges. Ma si possono cambiare le condizioni in cui l'architettura, diciamo, si manifesta. Which makes it a very open activity and very political. Che rende un'attività anche significa anche un'attività politica. Allowing everybody consentendo to engage. A tutti di essere coinvolti. The second aspect that I find as very interesting is the aspect of empathy and optimism. Il secondo aspetto che trovo bellissimo è l'aspetto dell'empatia e dell'ottimismo. Looking at Friedman's personal history, guardando la storia personale di Friedman, being captured by the Gestapo in the Second World War, che fu arrestato preso dalla Gestapo durante la Seconda Guerra Mondiale. And looking at the optimism that he's attaching to his projects of housing. E guardando diciamo il suo ottimismo che lui mantiene nei suoi progetti di costruzioni abitative. I see a humanism, a creative humanism in operation. Vedo proprio un'attività umana, un'operazione umana in attività. That is very needed now, and che, that is forgiving. Di cui ora abbiamo più che mai bisogno, e invece tende a essere trascurata. The third aspect. Terzo aspetto. Is the aspect of mobility. Il terzo aspetto è quello della mobilità. The open-endedness, the procedural thing. È proprio il processo del pensiero anche. Which we should much more embrace, che dovremmo abbracciare sempre di più, especially in the field of architecture, soprattutto nel campo dell'architettura. What he's providing is a framework. Quello che bisogna pensare a una struttura which allows an animation over time of our human interaction to take place. Che ci consenta di attuare un'interazione tra noi umani, una flessibilità, flexibility. Giving the first two points, the complexity and the empathy. Se noi pensiamo, ritornando ai primi due punti che ho citato, alla complessità e all'empatia stessa, this also helps to make these abstract structures that Friedman provides. Quindi queste strutture astratte che Friedman ci fornisce. Not to be exploited by capitalistic. Non devono essere sfruttate capitalisticamente parlando. And the last aspect that I would like to talk about is the aspect of knowledge and geometry. L'ultimo aspetto, anche questo interessante, è della conoscenza e della geometria. For Friedman, the geometry la geometria per Friedman e la matematica played always a very important role. Hanno sempre svolto un ruolo primario importantissimo. And by allowing the geometry and the spaces, consentendo agli spazi e alla geometria, to be more and more adaptable, di renderle sempre più adattabili, a new form of spaces, a nuove forme di spazi, and interaction, e di interazione, ed interazione proprio per l'attuazione di una interazione. I had the pleasure to do a workshop together with Jean-Baptiste and Nico Dox. Ho avuto l'onore e il piacere di essere in un workshop con Jean-Baptiste anche. In which we worked with irregular geometries, dove abbiamo lavorato con la cosiddetta geometria irregolare, that were adapted by the users, che è stata adattata dagli utenti, to different functions, a diverse funzioni, and it worked as on a functional level, e quindi si è potuto lavorare su a un livello diciamo funzionale. But also on an aesthetic level. Ma anche su un livello estetico.
and the complexity of this this thinking space quindi, in which we are all invited to contribute. E quindi questo questa complessità di spazio a cui tutti siamo chiamati a partecipare is a generous act that is very rare. È un atto generosissimo che io trovo molto raro. Adesso passo la parola a Domenico D'Orsogna, che è un professore di diritto amministrativo, però è anche, diciamo, un creativo, quindi è interessante perché c'è questo doppio aspetto, diciamo, di creatività nel diritto amministrativo, che in qualche modo ha studiato poi il problema di come in qualche modo dismettere una proprietà privata e farla diventare un beneficio pubblico. Questa è una cosa che l'arte può farci facilmente, perché fa per concetti e non fa per attraverso delle regole. È stato forse più difficile trovare una regola, anche se suggerisco, diciamo, la cosa più interessante. Che fra le tante cose che ho sentito dire in questi mesi a Jean-Baptiste, che in qualche modo le sue idee erano cose anche che poi ho sentito, anche che mi ho letto anche alcune delle cose che aveva scritto Friedman, la più bella che non mi dimenticherò mai, che forse in qualche modo dovrebbe essere quella di tutti, è: noi improvvisiamo perché sappiamo quello che facciamo. E non so se questa cosa può anche essere legata a qualcosa che ha a che vedere poi con la regola, come la legge. Grazie. Grazie. In effetti il contributo che nei pochi minuti a disposizione vorrei dare è proprio di quale è l'estrema attualità e praticabilità della via del pensiero generativo che la filosofia di Iona Friedman e Jean-Baptiste de Cavelle, attualizzata nel progetto che abbiamo inaugurato oggi, possono dare non soltanto nel campo dell'arte in senso ampio, ma, come è stato già anticipato, in ambito sociale. E Cecilia ha centrato perfettamente che, da schizzoide qual sono, volevo proprio far leva su delle coppie, ma in senso buono e chiaramente costruttivo, come evidenzierò, volevo far leva proprio su delle apparenti aporie, contraddizioni su cui Iona Friedman e Jean-Baptiste de Cavelle lavorano in modo generativo e trasformativo. Utopie realizzabili, ordine complicato. Iona Friedman scrive che il disegno ha a che fare con la totalità, con la contemporaneità olistica, mentre il linguaggio, la scrittura sono la dimensione lineare dell'approfondimento analitico, quindi in qualche modo scompongono in unità discrete, distinte, e nell'approfondire la conoscenza dell'oggetto tuttavia perdono la visione dell'insieme e del ciò che tiene insieme le varie parti. Iona Friedman si definisce architetto, come è stato detto, ma l'architettura a cui si fa riferimento non è solo e soltanto l'architettura in senso fisico, in senso stretto, ma è un'architettura che può essere individuata, parlo in modo un po' robotico anche per agevolare la traduzione, non sono così nella vita di tutti i giorni. Va bene così, sono anche piuttosto, e questo è solo l'inizio.
e l'architettura quindi che si trova anche nella matematica, nella musica, nella natura e, come è stato detto, un'architettura sociale. In questo senso si fa riferimento a un'architettura in senso immateriale, in qualche modo, non solo senza pareti, ma l'architettura a cui si riferiscono, secondo la mia interpretazione, è un principio di trasformazione degli insiemi, delle organizzazioni in cui questo principio vive, ed è un principio però che non chiude, ma consente l'evoluzione e la trasformazione di questi sistemi naturali, sociali, economici, giuridici, appunto i sistemi di regole. Ora, per portare il discorso nel campo che più mi riguarda, cioè l'ambito sociale, ma in particolare giuridico, e per riassumere in pillole 300 anni di evoluzione del diritto ed arrivare all'attualità, all'attualità potrei dire che se un domani i nostri discendenti tra 300-400 anni dovessero guardare al periodo che noi abbiamo vissuto negli ultimi 300 anni, potrebbero dire che così come noi vediamo oggi gli antichi egizi come coloro che adoravano il gatto o il sole, così in futuro diranno di noi che siamo stati coloro che hanno adorato lo Stato e il diritto di proprietà. È in effetti una parentesi di un'evoluzione, di un cammino più ampio, e noi, essendo vissuti all'ombra, continuando a vivere all'ombra di questo albero, non possiamo che incapsulare questo dinamismo dentro queste categorie, lo Stato e la proprietà. Allora, quello che voglio, anticipando una parte delle conclusioni, ossia di dove porterò il discorso, è che diciamo, l'aspetto caratterizzante di questa iniziativa non è di opporre a una proprietà privata una proprietà che diventa pubblica, o intendere i beni comuni come beni di appartenenza di tutti. Questo è in qualche modo un costruire un contrario al diritto di proprietà. Proprietà di uno o proprietà di tutti. E questa rigidità in qualche modo sarebbe contraria rispetto allo stesso spirito complesso del pensiero di Iona e Giambattista. Non credo che loro vogliano costringere la molteplicità e la flessibilità, l'estrema varietà delle organizzazioni sociali, naturali, umane dentro questa coppia così rigida. È solo mio o è solo di tutti? Le pareti, in effetti il diritto di proprietà è stato costruito come una stanza con delle pareti. No, ok, con delle pareti. Cioè è un diritto di escludere gli altri e di godere in modo esclusivo della cosa che è oggetto del diritto di proprietà. Dall'altro lato, lo Stato è costruito su un concetto di totalità e di autorità. E anche lo Stato è costruito sul modello della proprietà perché ha dei confini. È una sfera che esclude altri Stati dal proprio territorio, e quindi vedete che da un punto di vista concettuale proprietà e Stato nascono in qualche modo l'uno come l'altro verso dell'altro, e nell'evoluzione appunto che c'è stato un tentativo di spostare le frontiere a favore dell'un polo o dell'altro, e quindi di oscillare tra proprietà privata e proprietà pubblica. Pensiamo alla vicenda delle nazionalizzazioni
dei beni pubblici o di beni, anche se non tangibili, come l'energia, oppure la vicenda che ha riguardato l'acqua, bene comune, bene di proprietà pubblica e di tutti, o appropriabile da parte di alcuno. Ecco, e quindi una coppia mutilante e in qualche modo distorsiva. Ora il diritto, quindi quando uso la parola diritto, qui la sto usando non in senso di diritto soggettivo, ma nel senso di sistema legale, legal system, si occupa di interessi, come dice l'etimologia, è inter-esse, cioè ciò che sta tra il soggetto e le cose. E quindi disciplina i rapporti tra questi interessi. Vedo con la coda dell'occhio Cecilia, che al solo vista così, non so sentire la parola interesse, l'ha tradotta in termini economicistici, con tutta la carica negativa che questa parola porta nella interpretazione casoratiana. Invece io l'ho intesa in senso etimologico. È una, cioè, un soggetto che si proietta verso un bene, può essere anche un'opera d'arte o il fare del bene al prossimo, fare delle mie opere. Anche io posso avere interesse a donare la mia proprietà a una fondazione, perché questa fondazione ospiti servizi per la collettività, presti servizi per la qualità, come nel caso No Man's Land. Quindi le caratteristiche, si parla tanto di commons, di beni comuni, le caratteristiche dei beni comuni hanno a che fare non tanto o non solo con la appartenenza del bene, quanto si dice soprattutto con la fruibilità del bene e con il fatto che questi beni rendono dei servizi alla collettività. Però in questo caso c'è un elemento in più, e c'è l'elemento forse più importante quando si parla di beni comuni, cioè che ne fa beni comuni come beni relazionali. Beni comuni esistono in quanto vi sono relazioni tra soggetti che partecipano alla destinazione e alla regolazione di questi beni. Allora, questo aspetto, che può sembrare ovvio, diciamo così, in ambito non giuridico, invece è di grande novità. Limito i riferimenti al sistema legale italiano, per noi. L'articolo 118 della Costituzione italiana parla di principio di sussidiarietà orizzontale, cioè laddove dice che lo Stato e tutte le autorità pubbliche sono obbligate a favorire la società civile, le organizzazioni sociali, laddove, quando la società civile vuole farsi carico della cura di interessi generali. Sì, ciò vuol dire che l'intervento dello Stato, delle autorità pubbliche, si giustifica soltanto se la società civile non ce la fa da sola, non è in grado di farcela da sola. Ecco che il modello No Man's Land, in cui
si coinvolge l'aspetto dell'appartenenza, perché qui un bene privato diventa di proprietà di una fondazione senza finalità di lucro per dare servizio alla collettività. L'aspetto della fruibilità, della fruizione condivisa, e l'aspetto della partecipazione a vario titolo alla regolazione, alla destinazione di questo bene nell'interesse pubblico. Sono stati richiamati autori importanti come Foucault, laddove parla di microfisica del potere. Ecco, nel diritto di proprietà è insito un potere, okay? Un potere di usare il bene nel modo che più si vuole. Questo modello indirizza in vari tasselli l'esercizio di questi poteri in modo virtuoso e in un modo che a livello aggregato possono portare a una modificazione del sistema legale nel suo complesso e dei sistemi legali nel loro complesso. Quindi non si tratta soltanto di uno stimolo trasformativo limitato all'ambito dell'arte, ma di una pratica trasformativa del sistema giuridico, che può appunto avvantaggiarsi anche di agganci nella Costituzione ed anche in norme di diritto internazionale. Il modello No Man's Land, che vuole aggregare nei diversi contesti diverse compagini adeguate ai problemi da risolvere e ai servizi da dare, per usare un'immagine che piacerà sicuramente a Jean-Baptiste Leonard Friedman, un'immagine di Hofstadter, è una sorta di aggregato sfarfallante, come l'acqua che combina volta per volta delle molecole diverse, pur mantenendo una struttura stabile ma flessibile. Grazie.